Beh, tanto ce l'abbiamo in zona mista, eh. Era per non fare volevo il togliere la vetrina Elisabetta. No, ma la vetrina Elisabetta non la togliamo mai, era per capire anche il modo di esprimersi di Simona davanti al pubblico del Tolcross Aquatic Center e magari dare anche qualche spunto di riflessione in più, compreso quello che poteva essere un confronto con ciò che verrà detto tra poco in Ullalà. E questa è una sorpresa, eh? Questa è una sorpresa. È una sorpresa. E con la vittoria 800 guadagniamo un posto nella finale di 50 del fino. Ti giochi il bonus. Questa è una sorpresa, ma è una bella sorpresa. Elena Di Liddo, da rientrante nella finale dei 50 del fino. Anche per lei il gioco dello scarto, punto di domanda. Ah, non credo proprio, non so, non riesco a capire adesso chi abbia rinunciato, però ben venga la sua finale. Fermo lì perché c'è una finale a sorpresa che tra pochissimo racconteremo, prima faccio in zona mista. Sì, intanto c'è le gare più importanti, ecco. Vi fermo qui un attimo. Delfino alla femminile appena cominciata proprio sul filo del rasoio, sulle parole di Simona Quadarella in zona mista, per rispetto di tutte le otto ci perdonerà Simona, in particolare per rispetto di Elena Di Liddo, che vediamo come se la gioca, subacquea profondissima nella parte bassa della vasca da parte di Elena, che si rimette in posizione per cercare di evitare almeno le ultime posizioni, ma Elena Di Liddo che ha cercato di far saltare il banco fino alla fine, pensa un po', vince Melanie Enic con il record dei campionati 24-56, poi Beryl Gastaldello e a seguire un ex equo Ottesen e Beckman, Danimarca più Danimarca sul terzo gradino del podio. Anche questo è un risultato storico in carriera per Melanie Enic, che quasi non ci crede neanche lei. Torniamo in zona mista e poi vi diamo conto anche di chi ha rinunciato per via con il conseguente ingresso di Elena Di Liddo in questa finale. Vai!